terza partita tra le mura amiche per l'Olimpia Milano nell'Eurolega 2017. Al Forum arrivano i lituani dello Žalgiris, che si trovano a 4 punti in classifica, 2 in più dei padroni di casa. I primi 4 minuti di partita vedono due squadre decisamente ispirate dal punto di vista offensivo. I canestri di Milano arrivano prevalentemente da iniziative personali, al contrario dei lituani, che risultano più bravi nella costruzione. Il 14-11 sul tabellone sembra far presagire un punteggio alto. Fanno soprattutto notizia i 9 di Galdluk, immarcabili in questo avvio di partita. I lituani continuano a macinare un gioco collettivo notevole, che permette di mantenere costanza nel gioco. Milano invece fatica ed è inevitabile il sorpasso Žalgiris che avviene sul 22-20. La bomba sulla sirena regala il massimo vantaggio sul più 5 di questo primo quarto, che si conclude sul 20-25. I 9 assist contro 3 esemplificano l'andamento della gara. Il secondo quarto ricomincia sulla falsariga del primo, con i ragazzi di Jasikevičius che si fanno preferire. Il canestro con una facile entrata di Tupan e la tripla successiva di Pangos portano addirittura sul 23-4 il parziale, che fissa il punteggio sul 24-43. L'Olimpia è completamente nel pallone. L'attacco non riesce a produrre nulla se non infrazioni di 24 secondi. Arrivano i primi fischi da parte anche del pubblico, dei 7500 presenti a Palazzo, e siamo al 17° minuto. Probabilmente neanche la Jasikevičius Band pensava di trovarsi, anche nella più rosa delle ipotesi, sul 47-24, a poco dalla fine del secondo quarto. Sull'orlo del baratro, l'Armani Exchange firma un mini parziale di 7-0. Il finale dei primi due quarti è 31-50 per gli ospiti. La ripresa, a parte un mini parziale iniziale dell'Olimpia, che fa sperare in una rimonta, è un monologo lituano. Circolazione di palla, ben 18 assist sui primi 23 canestri. Una difesa fantastica sul pick and roll, che sembra ora l'unica sorgente di gioco milanese. Percentuali di tira pazzesche, 65% da 3, sono stati la formula magica di una partita che non può non preoccupare la compagine meneghina e non esaltare i lituani. Unica nota positiva della serata, per i padroni di casa, la presentazione del figlio prodigo Curtis Gerres, che dovrà essere nuova linfa per la compagine milanese, che questa sera ha evidenziato grosse difficoltà, come ha anche confermato Pianigiani nel dopo partita. Teammates and also the staff management. That's always good, for the business as far as planning. So it's very important to be back, man. I feel the love, and that's one key, for players to play well, to be accepted, love, and it's ready to go. More experienced, much more smarter. You read the game more. It's kind of slowed down for me. I think about it, man. I was like 20. I was like 26, 27 when I was here. I was pretty young, but I've been through a lot since then. On and off the court, and I think it just made for a better, stronger mentality for me. Thicker skin, things like that. Sì, la domanda è che differenza c'è tra il Gerres della prima volta e il Gerres di ora? Ora è un giocatore più esperto, più maturo, più intelligente, legge meglio il gioco. È come se il gioco fosse rallentato. Per lui, quando è venuto la prima volta aveva 26-27 anni, quindi era anche abbastanza giovane, adesso si sente mentalmente più forte, l'esperienza l'ha fortificato, quindi è un giocatore più solido. La partita è chiaro e doloroso da parte mia. Insomma, chiedere scusa a tutti, ovviamente dalla comunità, ai tifosi, a chi ci ha permesso di lavorare bene, dettaglio per una prestazione che è stata arrendevole e scadente, arrendevole soprattutto dico nel secondo quarto, poi in questo momento siamo consapevoli, dove eravamo prima, ne avevamo parlato anche nella settimana precedente, anche la partita comunque con Bologna, che abbiamo detto che eravamo in un momento assolutamente non brillante per mille motivi.
cambiato subito, la società è stata bravissima ad approfittare di una situazione particolare di mercato, il fatto che Curtis era libero perché avevamo oggettivamente bisogno di un'addizione in questo momento e abbiamo anche quella adesso, che è una cosa importante, però questo, ripeto, quei 10 minuti in casa non si può prendere 20 punti contro nessuno, o meglio si può, perché poi alla fine, come dicevamo all'inizio dell'anno, con questo numero di partite, con questa Eurolega, ci sta di prendere anche partite di 30 punti, perché magari il Barcellona ha gli stessi punti nostri, poi va avanti di 25-30 con l'Olympiacos, se non ha mai perso, e poi queste cose succedono. Oggi ne ha presi 30 Valencia a Mosca, loro a Mosca hanno perso di un tiro una settimana fa, segnando il 91, insomma ci può stare, ma non in quel modo, cioè non con quel grado di arrendevolezza. È ovvio che poi quando dai quello tutto diventa frustrante, diventa anche più difficile. Loro avevano un'intensità e un'energia in questo momento doppia e tripla, e quando è così anche poi le percentuali di tiro, succede quello che è successo oggi, cioè noi tiri aperti li sbagliamo tutti, loro li hanno giustamente segnati, quel 22% per noi, leggo il 65% per loro da tre punti, chiarisce tutto, perché a questo livello non si può, soprattutto con una squadra che ha questa fisicità e ti chiude altrimenti l'area, battezza chiaramente dei giocatori, rischia comunque i tiri anche di qualcun altro pur di non concederti niente là dentro, e tu la devi aprire questa scatola. Abbiamo avuto lo stesso numero di tiri da due punti, ne abbiamo tirati molti di più da tre, di cui la stragrande maggioranza va bene. Però ripeto, questa rendevolezza è il segno di un momento di difficoltà che non abbiamo ancora, e dobbiamo costruire proprio questo tipo di solidità mentale, di capire quanto in questo tipo di competizioni, in questo tipo di annate, in questo tipo di partite, il continuo sacrificio, il momento in cui siamo stanchi e non può esistere, perché una stanchezza che non puoi sentire proprio dal punto di vista mentale quando giochi qui, cioè devi essere, poi arriverà un altro e quando sei stanco magari crolli nel finale o nell'ultimo quarto, ma non nel secondo, cioè deve essere proprio un salto di qualità sul lavoro che noi dobbiamo mettere come linea, come riga. E noi eravamo molto preoccupati, io lo ero in questa partita, perché più di queste 5 partite in 9 giorni che andiamo a giocare adesso ce ne aspettano 4 in 8 giorni, e quindi questo deve metterci di fronte a quello che dobbiamo diventare, al di là del risultato che tireremo fuori, però come un momento di difficoltà oggettiva che sapevamo, acuita da una sconfitta come questa, di difficoltà anche fisica e di stanchezza che avremo per il numero delle partite, quello che riusciremo a essere come reazione mentale ed emotiva, secondo me potrà essere uno step importante, ripeto, al di là poi dei risultati, di come possiamo costruire questa stagione, il futuro, questa squadra e tutto il resto. Per cui mi auguro che anzi questo cazzotto in faccia serva ancora di più a farci andare nella direzione giusta. Lo dobbiamo accettare quando siamo in una competizione come questa, come dicevo, la sostanza va analizzata in maniera profonda, perché questo secondo quarto non deve essere accettato. D'altro lato, sapere che veramente, come succede nel NBA, 30 punti presi, giochiamo dopodomani, andare alla prossima, perché è quello che in stagione di 80 partite deve imparare a fare, nella maniera più costruita.